parole, nuova puntata del nostro approfondimento quotidiano dedicato all'analisi dei vocaboli della lingua italiana. Quest'oggi abbiamo scelto il verbo insegnare che appartiene alla prima coniugazione e che deriva dal latino insegnare, cioè propriamente imprimere dei segni nella mente. In genere indica qualcuno che fa sì che con le parole, con le spiegazioni o anche solo con l'esempio qualcun altro possa apprendere, possa acquisire più cognizioni, possa acquisire la capacità di compiere un'azione, un'operazione o prendere il modo di fare un lavoro, di esercitare un'attività o di far funzionare un meccanismo. In senso morale invece indica far contrarre a una persona con discorsi o con esempi o con la persuasione un'abitudine o una disposizione buona o cattiva. Essendo il correlativo di imparare, può avere per soggetto anche un animale, una cosa astratta, un fatto, un qualcosa di concreto e quindi tutto ciò che può essere causa o fonte di apprendimento o da cui si può ricavare anche un modo di vivere o una regola, una condotta. E poi può significare anche comunicare il sapere, cioè guidare nell'apprendimento di una disciplina, di un'arte, di una scienza o di parte di essa, ovviamente esponendo in maniera metodica gli elementi, i principi, le regole e fornendo anche dei sussidi didattici. Tra i sinonimi possiamo citare educare, istruire, preparare, ammaestrare, addestrare, spiegare, esporre, consigliare, suggerire, istruire, catechizzare, indirizzare, orientare, dare informazioni, informare, riferire, rivelare. Ecco, questi sono alcuni ovviamente dei sinonimi. Ma la frase particolarmente emblematica che abbiamo scelto quest'oggi e che contiene il significato del verbo insegnare è una citazione di Albert Einstein che dice: "Non ho mai insegnato ai miei studenti, ho soltanto cercato di fornire loro le condizioni nelle quali poter imparare". Questa frase fa molto riflettere perché sottolinea l'importanza di essere un insegnante nei confronti di qualcun altro, che, attenzione, non significa essere soltanto l'insegnante a scuola, all'università, al liceo, ma significa essere proprio una, rappresentare la figura di un insegnante per qualcuno, un insegnante di vita, un insegnante in una qualsiasi altra disciplina, sport. Ecco, lui dice: "Non ho mai insegnato ai miei studenti, ma ho soltanto cercato loro di fornire le condizioni nelle quali poter imparare", cioè fornire loro degli input da cui potessero poi trarre le proprie conclusioni, da cui potessero poi incuriosirsi ancora di più e approfondire quella tematica. Ecco, insegnare, ovviamente non rimanendo in un contesto prettamente scolastico, significa anche questo, significa fornire agli altri gli stimoli giusti per spingerli oltre quella loro curiosità, soddisfare quello che li incuriosisce di più, a spingerli ad inseguire le proprie passioni, a realizzare i propri sogni, ecco, insegnarli a vivere, insegnare loro come si sta al mondo, rappresentare per loro un modello da seguire. Tutto questo è quello che poi in realtà significa insegnare, insegnare qualcosa a qualcuno, qualcosa che non sia per forza la materia scolastica, che sia il modo in cui si vive, che sia il modo in cui si affrontano le difficoltà, i dolori, il modo in cui si affronta il successo. Ecco, tutto questo significa insegnare ed è quello che sottolinea Albert Einstein. Siamo giunti al termine anche di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Parole, Parole, Parole.